CriptoFacile è veramente gratuito, quindi 1. Lascia like sotto i miei video, 2. Iscriviti qui sotto al mio canale, 3. Condividi il mio canale con i tuoi amici e i tuoi conoscenti. E ti lancio una sfida: se raggiungeremo 5.000 iscritti al mio canale, registrerò per te nuovi video gratuiti di finanza personale, investimenti e mindset. Buona visione! Ed eccoci a CriptoFacile, io sono Andrea. DeFi, DeFi in inglese, alias Decentralized Finance. Se stai seguendo un minimo il mondo delle criptovalute, avrai sicuramente letto questo termine. Ed è un termine spesso associato a progetti vincenti, in termini di gain. È stata una nuova moda del 2020 e probabilmente lo sarà anche nel 2021. Significa letteralmente finanza decentralizzata, ossia una finanza non controllata da un soggetto o un insieme di soggetti. Insomma, una finanza su blockchain in grado di garantire sulla carta imparzialità, immutabilità e sicurezza. Fantascienza o realtà? Cerchiamo di comprenderlo assieme con degli esempi del mondo reale, che semplificheranno un concetto ben più complesso ed ampio. Attualmente, se hai bisogno di un prestito, rimanendo nel mondo degli strumenti legali regolamentati, devi rivolgerti a un ente, banalmente una banca o una società del settore, e richiedere un finanziamento. Per ottenere il finanziamento dovrai fornire garanzie, quali contratto di lavoro ed eventualmente ipotecare la tua casa, o dovrai inoltre restituire il tasso di interesse. Dove andrà a prendere i soldi la banca? Dai conti correnti dei correntisti, da coloro che hanno acquistato dei prodotti finanziari dalla banca stessa e più in generale dai consumatori. Riassumendo quindi, la finanza è centralizzata e grazie al nostro denaro la banca eroga servizi che portano profitto alla banca stessa. Con la finanza decentralizzata, o appunto di DeFi, si cerca di superare questo concetto, rendendo di fatto la finanza uno scambio di denaro tra privati mediante i famosi smart contracts di cui parlavamo nelle precedenti lezioni. Facciamo un altro esempio. Ricordate Napster, Emule o i Torrent? No, non vi sto consigliando metodi illegali per scaricare contenuti pirata. Vi sto solo cercando di far capire che lo scambio avviene peer-to-peer, ossia da un privato a un privato, senza l'intermediazione di qualcuno. Come può la DeFi applicarsi al mondo reale? Bene, immagina di avere 100 monete, diciamo 100 Ethereum, e di aver bisogno di un finanziamento, ipotizziamolo in stablecoin. Parliamo di USDT, dei Tether, ne abbiamo già parlato. Hai quindi 100 Ethereum e vorresti USDT, ma non vuoi vendere Ethereum. Come puoi fare? Senza entrare troppo nei dettagli, trattandosi certamente di una materia complessa ed ancora acerba, il principio alla base è molto chiaro. La DeFi mi permette di congelare temporaneamente i miei 100 Ethereum, dove? In uno smart contract, ed ottenere in cambio USDT. Alla restituzione degli USDT riceverò i miei Ethereum. Semplice. Un prestito in stablecoin garantito dagli Ethereum. Con questo USDT posso fare trading di criptovalute oppure semplicemente pagarci le bollette. Una volta nuovamente disponibile il numero di USDT necessario alla restituzione del prestito, potremo riavere i nostri Ethereum. Sia chiaro, il meccanismo è ben più complesso di questo. Ad esempio, è necessario bloccare un numero di Ethereum, riferendoci all'esempio, pari al 150% del valore degli USDT che si vogliono ottenere. Così come c'è da considerare che qualora il prezzo di Ethereum dovesse crollare, scendere quindi sotto il 100% del prestito preso, sarà necessario restituire il prestito stesso, pena perdita degli Ethereum bloccati. In pratica bisogna stare attenti alle oscillazioni della valuta sottostante, cioè al prestito, in questo caso Ethereum, perché se varia molto bisogna o coprire le perdite o perderete tutti gli Ethereum bloccati. Ma il concetto di base, tutto sommato, è quasi banale e potenzialmente vincente. Per avere un prestito non dovete fornire documenti, non dovete ipotecare casa, non dovete consegnare buste paga o altro. Tutti possono accedere al credito in questo modo, anche coloro che al momento ne sono esclusi. Da non trascurare anche la possibilità in futuro di pagare servizi e beni direttamente con le criptovalute senza passare da sistemi centralizzati, con risparmio sui costi di transazione e, da non trascurare, maggiore privacy. Tutto questo mi fornisce un assist per tornare al motivo per cui siamo qui, alla vita reale. Perché ci interessa la DeFi? Perché i token o le criptovalute che orbitano intorno alla DeFi sono esplose o comunque possono esplodere durante quest'anno? Parlo in termini di prezzo, ovviamente.
La risposta è semplice. Si intravede in queste altcoin la possibilità di calare il mondo delle criptovalute nel mondo reale, creare utilizzi reali, tangibili, che faranno sì che la valuta legale verrà convertita in criptovalute, perché molti vorranno comprare criptovalute e spenderanno i loro dollari, i loro euro per comprare criptovalute. Al momento ci sono miliardi di dollari impegnati come garanzia nei prestiti DeFi. Pochi mesi fa nemmeno si conosceva questo termine. Aave, ad esempio, ed è una criptovaluta, in precedenza si chiamava Lend, poi è diventata Aave, a inizio luglio 2020 aveva immagazzinato 100 milioni di dollari circa, solo 100 milioni di dollari. Al momento è quasi arrivata a vari miliardi di dollari, anzi è arrivata a vari miliardi di dollari. Questo boom è stato registrato anche su un'altra criptovaluta che si chiama Maker, su Curve Finance e altre criptovalute. Considerate che ci sono delle monete come YFI, Yearn Finance, che sono passate da poche decine o centinaia di dollari a 40-50 mila dollari. Ragazzi, sono dei boom incredibili e questo potrebbe essere solo l'inizio, quantomeno per il 2021. Quindi teniamo a mente questo termine, sicuramente avremo a che fare con la DeFi durante tutto l'anno e non trascurate il potenziale anche in termini di gain. Mi auguro che questa lezione ti sia stata chiara. Qualora dovessi avere ancora dei dubbi, ti ricordo che puoi usufruire dell'help desk oppure ci sentiamo in coaching call. Ti saluto e ti auguro una buona visione della prossima lezione.